Scusa ragazzo, ragazzo! A te, sono 4 giorni che non mangi. Mamma mia, beh. A te, Giovinazzo. Che un messaggio, è giusto un momento, vado a un messaggio. Magari tu puoi. Che c'è? Che? Mette le mani. Lo sporcare, peccato. Lo sporcare, pure un po' così. Non ti carica, stiamo dicendo anche io, non facciamo le cose. No, faccio ma che sei venuto a fare? Ah no, io ho vissuto una cosa maledetta, che sconvolto la vita. Sono 4 giorni. E come ve lo dici, però non sei? Vabbè, continua tu. Ci mancherebbe. Sono 4 giorni che non mangio. Chi l'avrei mai detto? Ah, no, sì. Bene, non so quanto giorni che non mangio? Cioè, non riesci a mangiare praticamente. Allora, tu fai. Ah, fai così. Allora, tu prendi. La sergina. No, l'autostrada. No, no, no. Prendi. Allora, fai come fa. Io pure avevo questo problema. Poi ho imparato a fare una cosa. Mi alzo mezz'ora prima mattina. Vado a fare una corsa, vado a fare una. Sì. Corro per un paio d'ore, insomma, sai, poi vado a lavoro, insomma, mi stanco e così dico, ti viene appetito, capito? Grazie, grazie. Ma è un piacere. Oh, ci mancherà. No, no, ma è diciamo una curiosità, beh, a parte questa cosa. Perché? E tutto questo a te è successo perché? Dalla diciamo, cadendo da seggiolone o dalla estrazione, diciamo, del ginecologo quando mamma ti fatto fuori? Cioè. Beh, oh. Vabbè, beh, tanto. No, no, vedesci. Ma senti chi è che si appoggia a me? Non mi si accorta.